Grazie Eccellenza. Alcune considerazioni, soprattutto prospetti, che credo ci siano in alcuni degli interventi dell'opposizione, alcuni spunti interessanti di riflessione, soprattutto laddove si vanno a lanciare delle tematiche. La mia paura quando si lanciano queste tematiche è però sempre una deriva un po' populista, l'idea del finanziamento a pioggia, non l'idea educativa del sostegno all'economia con positive ricadute poi a lungo termine, perché si crea un meccanismo virtuoso, ma si crea a volte un meccanismo meramente assistenziale. Assistenziale che poi diventa anche esistenziale, perché crea poi una sorta di dipendenza, una dipendenza mentale da quelli che sono gli aiuti di Stato. Però penso che alcuni dei temi lanciati siano da tenere in considerazione in chiave futura, in chiave prospettica, se costruiti appunto con un approccio positivo di educazione a un'economia virtuosa e reale e non assistenziale. Di contro rifletto anche sulla possibilità di spingerci oltre a quella che è una finanziaria di transizione, la finanziaria di metà legislatura, e certamente in itinere, come già fatto l'anno scorso, probabilmente saranno necessari dei passaggi di assestamento, di quindi mutazione, perché non è più possibile attendere 12 mesi fra una finanziaria e l'altra con l'attuale situazione economica senza apportare dei correttivi in itinere durante l'anno. Sulla tematica della decretazione, di per sé non mi spaventa l'emissione di decreti, la delega a emettere decreti delegati, se la delega è ben circostanziata e ben guidata, ovvero se c'è una linea politica e linea politica, appunto, scusate per l'interruzione, di linea politica sulla delega che viene data, quindi di per sé lo strumento non mi spaventa se è ben regolato e se ci sono poi delle situazioni chiare di linea politica da dare su queste decretazioni. Per il resto credo che dobbiamo cominciare comunque a ragionare meglio e più attentamente dal prossimo anno sulla situazione sociale e su alcune situazioni, fermo restando che l'obiettivo principale deve essere quello di creare posti di lavoro e dare possibilità alla gente di cimentarsi nel mercato del lavoro senza attendere il mero assistenzialismo dello Stato. Quindi questo credo sia la vera scommessa. La vera scommessa è una stabilizzazione economica e una possibilità di creare nuovi posti di lavoro e lanciare un'economia reale attraverso un comparto, quello industriale, un comparto, quello artigianale, ma anche tutto quello che è, soprattutto mi viene da pensare, servizi, lanciando nuove idee, nuove opportunità e un ampliamento del mercato del lavoro, visto che però su cui però i sammarinesi dovranno cimentarsi e dovranno mettersi in gioco. Quindi l'idea non è assistere, l'idea è creare economia reale, creare lavoro. Queste sono poche veloci note a questa finanziaria. Non mi spingo oltre, le mie sono di solito sono molto sintetico e tendo a dare concetti precisi. Credo che la scommessa sia questa: vediamo gli emendamenti, anche gli emendamenti dell'opposizione,
che appunto spero costruttivi di un'economia reale, non meramente assistenzialistici, perché personalmente non potrei credere a una politica di mero assistenzialismo, ma vorrei pensare a delle proposte che appunto stimolano una economia reale e non danno solo finanziamenti e sussidi. Grazie, Eccellenza.